Non solo allenamento, ma iperallenamento. Let's go! Bentornati, ovetti, su Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser, più le avventure di Bowser Jr. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Super Robo Peach, e in questo episodio affronteremo Morton. Allora, sì, ho allenato tutti i Bowserotti, più ovviamente Capitan Goomba perché non avevo Morton. E suppongo di prenderlo dopo questa battaglia, almeno spero. In ogni caso, sì, livello 38 contro una squadra di livello 33. Allora, controlliamo subito la formazione. Oh mamma mia. Alla fine c'è variazione di tutto. Forse dovrei puntare un po' di più sulle mie truppe da lancio. Però Morton è fisico e sicuramente ha della Rabiolin. Quindi credo di lasciare Tenente e Bowser Jr. così. Però devo cambiare un po' l'impostazione del resto. Allora, non posso avere truppe da lancio. Mi conviene fare così. 1, 2, 3 e... In realtà dovrei mettere questi qua in questo modo. Così dovrebbe funzionare leggermente meglio. Conferma. Attacco potenziato. Testare non nuoce mai. Andiamo contro Morton. Ma questi sono passi? Eh sì, occhi aperti. Non sappiamo ancora cosa dobbiamo affrontare. Oh, ciao Morton. Poi ho mangiato il pollo che mi avevi dato, sai? Era disgustoso. Sarà meglio che ti iscrivi a un corso di cucina. Eh? Non è che il veleno ti ha tappato le orecchie e non riesci a sentirmi? Insomma, mi devi un altro pollo piccante e non pensare che me ne scordi. Ah, vuoi che ti dia una bella lezioncina? Oh, yeah. Oh yeah, cominciamo, ora arriva il bello, attacco aumentato. E adesso sono abbastanza battaglie da poter usare il Rodeo Banzai Bill in maniera istantanea. È l'ora del pallottolone. Vai Roy, distruggi! Bam, adoro Roy, adoro un sacco Roy. Inoltre sto vincendo quindi, grazie mille gioco. Il Rodeo Banzai Bill è una mossa molto potente. Attacco alle spalle potrebbe dargli un po' di problemi. Tuttavia devo vedere quanti punti Tenente si ricaricano per Roy. Perché se sono 3 è tipo iper facile, ok, questa sfida. Altrimenti no. Sono 2, ok, quindi non posso usare troppe volte il Rodeo Banzai Bill. Nessun problema. Sorpresina? Davvero? Allora sai che ti dico io? Attacco aumentato? Andiamo con incitamento. Così almeno dovrei fare qualcosa di più rispetto a, beh, il far niente. Bravissimo Kamek. 1, 2, 3 e 4. Ho lasciato Bowser Jr. Da mischia. Forse avrei fatto meglio a metterlo da lancio o volante. Anzi, volante sarebbe stato l'ideale in effetti. Però siamo di 5 livelli sopra, quindi non mi preoccupa per niente la situazione. Certo, riuscissi a sconfiggere almeno quel coso. Ok, perfetto. Esperienza extra, più 15%. Anzi no, 10%? Ok. Allora, dai, prossima lotta. Via! Inoltre, da adesso in poi, Bowser Jr. ricaricherà 3 punti capitano ogni fine battaglia. Cosa iper OP, dato che adesso posso iper spammare incitamento senza praticamente avere mai una manche senza incitamento. Ed è una cosa fantastica, ripeto. È inutile usare diniego, sto iper vincendo. Dopo, se ci avanzo un po' di tempo, voglio provare anche a spiegarvi un po' come ho allenato la squadra. È in realtà un metodo abbastanza facile, soprattutto se usate i Bowserotti. Perfetto. E adesso? Ultima battaglia, giusto?
No, penultima. Beh, andiamo lo stesso. Ancora con incitamento. Allora, dovete però per forza usare per questo metodo assalto al capitano e avere un tenente con parecchi punti vita. Vorrei provare a consigliarvi Roy, se non avete ancora Roy però, perché questo metodo si può usare anche prima di sbloccare Roy, nella battaglia prima, potete benissimo usare Kamek oppure Iggy. In quel caso consiglio Kamek, ma non dovrebbe essere così difficile come cosa, quindi... Wow! Counter attack! Oh, counter attack. Oh no, è arrabbiato. Adesso aumenta l'attacco, vero? Sì, attacco potenziato. Dai. Perfetto, ho sconfitto il tenente. Ora, l'ideale sarebbe sconfiggere il capitano coccinelloso senza perdere altre unità. Perfetto. E adesso Morton. Allora, in questi casi userò sempre Rodeo Banzai Bill. È l'ora del pallottolone. Carica. Poi, appena finito, incitamento. Rabiolin, quanto me lo aspettavo. Ok, c'è un motivo però se ho usato incitamento, perché adesso ignorerò tutto e tutti e andrò direttamente da Morton. Forza, su col morale. E adesso assalto al capitano. Dopo l'attacco questo qua. Fine. Andiamo. Magari prendo anche esperienza extra. Le faccio io da scudo, padroncino. Anche se non ci siamo ancora riconciliati così tanto con Roy, ma non importa. Carica. Bowser Jr. Fine. Quasi, quasi. Ora? Sì. Molto easy come battaglia in effetti. Victory. Ottimo. Morton dormiva? Oh, Morton, sniff sob, non farò un finto pianto. Padroncino, piove da occhi? Basta pioggia, padroncino! E chi piange? Tu piangi! Oh, Morton! Scioccone! Io non sto... Non sto piangendo! Mi è entrato solo un Goomba in occhio. Oh, mamma mia! Sniff. Morton non piange. Che imbarazzo. Ragazzi, mi dispiace. Sento qualcosa di strano. Lo sento nello stomaco. E non credo sia il pollo piccante che ho mangiato. Credo che sia il mio senso di colpa. Voi avete fatto di tutto per aiutarmi. E l'ho capito solo adesso. Mi avete sempre dato una zampa, anche quando ero assurdamente egoista, e lo sei ancora in parte, ma dettagli. Volevo dimostrare al mio papo il mio valore, essere come lui. E finalmente ho capito cosa lo rende speciale e forte. Siete tutti voi. Che belle parole. Ah, quanta maturità. L'ha capita? Grazie a tutti. D'ora in poi cercherò di tenere la testa fuori dal guscio. E noi l'aiuteremo a farlo. Morton vuole bene a padroncino. Benone, ragazzi. Ora sono pronto. Facciamo vedere a quei brutti ceffi con chi hanno a che fare. Sì, sgonfiamole di botte. Non hanno alcuna possibilità di batterci. Non vedo l'ora di menare un po' le zampe. Sì, e dopo averli sconfitti, buttiamoli nella lava. Larry, Roy, Wendy, Lemmy, voi sarete in prima linea. Ricevuto. Morton, Iggy, Ludwig,
Voi coprirete le loro spalle. In guardia e pronti a tutto. Siamo alla resa dei conti. Ricevuto. Qui, bah. E ora tocca a voi. In marcia. Signor sì, signore. Beh, tanti punti esperienza molto easy e... wow, quanta roba! Catena... oh mamma mia! Quando si libera dalla catena è inarrestabile, ha più 8 in attacco, difficile da controllare e altamente distruttivo. Ha poca morale. Ma ha una velocità... no, fa schifo anche la velocità, però ha tanto attacco, dai. Bronco? È quello di Super Mario 64, mi sa? Specialista nella lotta corpo a corpo, la sua stazza gli permette di sfondare le linee nemiche con molta facilità. Ha molta più velocità del coso e ha più morale. Quindi è una via di mezzo tra unità da mischia non catenaccio e catenaccio. Coccinello volante giallo. Attacco spaccatesta. Kamek rosso che aumenta l'attacco. Morton. Uno dei famigerati è celeberrimi boserotti. È lento, ma con un attacco può spaccare la roccia. Non è tanto lento, eh. Recluta tutti i tenenti. Sfida completata. Salvataggio in corso. Va bene. E... bene. Dobbiamo andare avanti qua, eh. Prova di forza. Tempesta di ossa. Rifaccio un po' la squadra, dai. Ok, allora ho dato anche tutti gli oggetti che avevo ai Bowserotti e company. Per adesso andrò avanti con questa squadra. Però poi cambieremo tutto quanto, non preoccupatevi. Ci sono ancora, credo, 3 episodi da fare. Quindi andiamo con Tempesta d'Ossa. Oddio, ossa è uguale. Eccoci qua, ancora con Roy. Lo so, magari avrei dovuto usare Morton visto che adesso è un nuovo arrivato, però preferisco Roy. Perché? Perché Roy è Roy. Andiamo con incitamento anche noi, dato che posso tipo recuperare 3 CP a ogni turno. Vai così. Attacco prima io, vero? Perfetto. Attacco prima io, vero? Perfetto. Vai così. Adoro Lemmy, adoro Larry, adoro Ludwig, Wendy, Morton, Iggy e Roy. Ma Roy più di tutti, ovviamente. Quindi andiamo avanti e basta. È inutile bloccare gli attacchi. È vero che mi fanno danno, però me ne posso anche fregare, se lo devo dire in maniera molto sincera. No, Morton! È vero che è di livello 34 rispetto agli altri che sono al 38-39, però... sì, va bene, dai. Eccoci qua, alcuni CP recuperati. CP, PC è uguale, ok, l'ho detto in inglese. Non importa. Morale, perché CP sta per Captain Points, mentre l'altro è punti capitano. Vabbè, si capiva, no? Si capiva. Ludwig, 1, 2, 3... e 4. Penso di arrivare tipo al 40-41 con le avventure di Bowser Jr. se ho abbastanza tempo, perché voglio affrontare il boss finale e sconfiggerlo senza troppi problemi, ok? Allora, dai miei calcoli inoltre, mentre sconfiggo i nemici, lo dico, ci mancano 4 episodi per completare tutto il Let's Play. Sì, so bene che c'è un dopo storia nelle avventure di Bowser Jr., tuttavia dopo il boss finale non lo affronterò, ok? Ho visto che la parte più interessante di questo Let's Play è appunto viaggio al centro di Bowser e mi sembra inutile fare un dopo storia che interesserebbe a pochi. Magari ad alcuni interessa, ma non a tutti, quindi preferisco fare di testa mia. Vai così! Oh, no, 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 non ti azzardare nemmeno. Me ne sono accorto un millesimo di secondo dopo, però devo stare attento, ok. Morton Smash, Morton Smash. Morton e Roy sono stupendi, li adoro. Aia. Beh, sto sconfiggendo il catenaccio, l'importante è quello. Lemmy, fire. Ok, ho sconfitto anche il tenente. Mi sa che la squadra è un po' troppo potente. E ci ho messo pochissimo ad allenarla. Quindi manco a dire. Comunque, vediamo un po' che c'è da fare qua. Ok, sai che ti dico? Rodeo Banzai Bill. Però prima incitamento, no, sorpresina. Che aumenta... ah, no, fa danno a tutte le truppe da mischia. Va bene, scialla. Sorpresina. Pallottolone. Cioè no, non è una sorpresina, ma non importa. Carica. 2 e 3.
Stavolta però non voglio andare direttamente dall'avversario, perché forse così riesco a fare meglio. Chi lo sa, chi lo sa. Andiamo. Oh no, Lemmy. Qualcuno può attaccare, bravissimo. Kameku, 2, 3 e 4. Se sto per perdere qualche unità, credo di curare Morton. O forse no, perché anche loro usano assalto del capitano, cosa molto buona per noi, eh. Perché ho già quasi sconfitto il catenaccio, quindi nice. Devo però usare tanti dinieghi, quindi devo stare un po' più attento. Ok. Smash. Sconfitto il tenente. Bene. E... oh, perfetto. Finale di Roy. Sbagliato, ma non importa. Victory. Experience. Ottimo. 13.000 punti esperienza non sono affatto male. Mi sa che cambierò il metodo di allenamento che usavo prima. Tartosso. Ora, cosa incredibilmente importante. Se reclutate qualcuno di livello 30 e no, non in formazione, e poi decidete, ah, ma perché non convertirlo in punti, come ad esempio il Koopa Sapiens, dovrebbe darvi il fagiolo mischia XL, che vi dà 3.000 punti esperienza. Mi sa che è una cosa buona e giusta, no? Allora, in programma c'erano... perché quello è il boss finale, questo qua giù che si vede. I tre tizi della squadra bio. In programma c'era da fare solo quest'altro... quest'altra sfida. Però, già che ci sto, potenziamo un po' Morton. Perché posso. Ancora, ancora. Volo XL, andiamo con Kamek, che va al 40 così, mamma mia. Grazie. Fagioli punti vita li do a Morton, così almeno abbiamo un iper tank. E questi sono per Bowser Jr. Sì, ho detto Bowser, contenti? Ora, qui in realtà non dovrei usare truppe da volante e mischia, quindi non dovrei usare da lancio, ma le userò lo stesso. Quindi mi preparo un secondo. Mi va di andare avanti così, quindi andrò avanti così, all'attacco! E poi, se perdo, pazienza. Eccoci qua, ora arriva il bello. Ricordo che abbiamo ancora assalto del capitano, quindi non dovrei avere problemi. Un attimo solo. Sì, posso usare già il Rodeo Banzai Bill. Perché sarebbero meno 7 più 2, 4, 6. Giusto? 2, 4, 6. Sì, quindi posso usare benissimo Rodeo Banzai Bill. Andiamo, pallottolone. Carica. Attenzione ai Black Koopa, perché i Black Koopa sono quelli là tipo football. Attenzione, dovrebbero essere abbastanza forti, quindi occhio. Truppe morale up. Ah, povero Larry. Sì, povero Larry che è contro un Black Koopa ed è del tipo svantaggiato. Ma preferisco fare così, dai. Se recluto i Black Koopa poi è una cosa fantastica. Quindi 1, 2, 3, 4. Avrò un po' di difficoltà in più in questa battaglia, ma che ci posso fare? Ehi, ho sconfitto il... potevo non usare Diniego. Vabbè, scialla. Ehi, ho vinto lo stesso. Victory! Quindi questa formazione comunque va bene, dai. Non seguirò però le direttive di Bowser Jr. che dice fai questo. Non ci penso nemmeno. Incitamento. Aia, mi sono morso la lingua. Sorpresina. Danni a truppe... no, attacco. Ouch. Attacco potenziato qua potrebbe darmi un po' di problemi. Spero di no, ma chi lo sa. Bravissimo Kamek. 1, 2, 3 e 4. Suppongo che Bowser Jr. o Junior ottenga l'ultimo punto capitano quando raggiunge il livello 40. Quindi devo stare un po' attento. Ok, questo è problematico perché fa tanti danni. Sto vincendo però ancora, quindi va bene, dai. Kamek. 1, 2, ho perso Iggy? No, Iggy è là sopra, bene, quindi sto a posto, sto davvero a posto. È inutile, completamente inutile. Anche se la carica fa comunque male. Dolore. Oh, bravo Iggy. Addio tenente. E adesso addio anche al Black Koopa capo. Black Koopa capo è strano da dire però, eh. Lo ammetto, lo ammetto. Eccoci qua, posso usare due dinieghi. Userò dinieghi? Sì, probabilmente sì. Sì, me l'aspettavo, quindi scialla. Cosa volete fare voi? Ah, è un mio attacco.
Hai diniego con botto? Sei serio? Non è un problema però, dai. Eccolo qua. Ne ho annullato solo uno. Sei serio ancora? Oh, ripeto, non funziona così la cosa, ma a ognuno il suo. Ok, bravissimo, Lemmy. Colpo. Devo stare attento a quei Black Koopa che stanno là, perché sono tipo con la Rabiolin, quindi se... Ho ancora morale potenziata? Sì, stavolta devo usarlo, perché già ci distruggono Morton. Ouch, ouch. E danneggiano anche Roy, quindi... Vabbè, questi li posso anche tenere, dai. Spero. Sì, ce l'ho fatta, bene. Forse non ce la faccio. Ah no, aspetta. Dai, bravissimo Bowser Jr. Sì, ce la faccio, ce la faccio. Li ho allenati forse un po' troppo, però ora sono pronto a tutto e a tutti, quindi... Attaccate. Ancora un po', bravissimo Lemmy. Victory, perfetto. E... Ultima sfida, Rabiolin. Sì, ovvio. Allora, andiamo subito con il Rodeo Banzai Bill. È l'ora del pallottolone. Mi sa che farò come prima e non userò assalto del capitano, eh. Anzi, qui vi consiglio altamente di usare Bowser Jr. volante. Io non l'ho usato perché non mi andava, però... Sì. Bene! Su col morale! Cosa vuoi usare? Mica Rabiolin. Ah, no! Chiami rinforzi, eh? Va bene. Sai che ti dico? Ti vengo addosso. Nessun problema. Da, doppie cure? Forse ho fatto male, allora. Padroncino, le faccio da scudo. E andiamo. Ok, niente danno, o meglio, poco danno a Roy, quindi va tutto quanto bene. Smash. Ok, devo sconfiggere prima il tenente, mi sa. Ah, il danno. Perfetto, adesso siamo 2 contro 1. Bravo, Roy. 1, 2 e 3. Perfetto. Mancano, quanto, altri 3 colpi con morale alta per sconfiggerlo? Sì, altri 3. Aia. Sempre che Roy non faccia il suo colpo speciale. 2. Fine. Che bello avere assalto al capitano, eh. Comunque abbiamo vinto. Victory. Ho preso un Black Koopa per caso. Esperienza, grazie. Livello 39 della squadra. Grazie. Bronco. E nessun Black Koopa. Dovrebbe essere reclutabile però, eh. Allora, abbiamo qui un ballo sinistro, spirito ardente dei Goomba e Koopa. Sì, super fratelli. Livelli consigliati 35, 36 e 37. Sono di livello 39 io. Ok, allora, nel frattempo voglio parlarvi e mostrarvi anche... Nah, ve ne parlo solo. Come ho fatto ad allenarmi. Praticamente, nel livello prima di Roy, ossia questo qua... Che è estremamente facile. Dovete affrontarlo. Io l'ho affrontato con il seguente settaggio che adesso vi mostrerò. Un attimo solo. Erano... l'avete visto prima? Era tipo ad arco. Tipo così era, mi sembra. Qua. Poi erano questi due qua. Poi avevo l'arco fatto così, con Ludwig al centro, mi sembra. Una cosa del genere. Ecco. E con questa formazione, se usate assalto al capitano alla prima e all'ultima battaglia, avrete praticamente vinto. Ok? È facilissimo, abbiamo già affrontato questa lotta. Poi però, se avete la possibilità di recuperare 3 punti capitano per volta, state ancora più freschi e potete usare assalto al capitano 3 o addirittura 4 volte, se resistete abbastanza, intendo, solo in questa manche. Senza bonus, se non sbaglio, vi dà 7500 punti esperienza. Con i bonus, che io so ottenere, perché a quanto pare so giocare a questo gioco, anche se non è vero, si ottengono dai 9000 ai 10000 punti esperienza. Adesso mi allenerò ovviamente anche altre truppe, perché abbiamo altre cose da fare. Però la... Beh, sì, l'episodio finisce qua. Mi sembra un po' brutto concluderlo a quest'ora, tra virgolette. Però devo andare a registrare gli altri 2 video finali di Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser, quindi sì. See you next time, baby. Inoltre conviene, per contesto a quello che mi hanno detto, finire Viaggio al centro di Bowser dopo... No, aspetta. Prima di Le avventure di Bowser Jr. Perfetto. See you next time. Ciao, baby. Ciao, cari. Ciao, ciao.